Casa Balla, via Oslavia, è la casa dove Giacomo Balla e le figlie Lucia ed Elica vivono la maggioranza della loro vita ed è una casa d'arte, come si diceva all'epoca, cioè una casa atelier, workshop diremmo oggi, nella quale loro non solo progettavano, disegnavano, ma per tutta la loro esistenza, facendosi a volte anche aiutare da artigiani locali, realizzavano le loro cose. Quindi c'è proprio questa idea, no, di non avere soluzione di continuità tra la parte della vita e la parte dell'arte. Loro erano completamente identificati con la loro vita artistica, e motivo per il quale in questa casa dobbiamo immaginare che quello che per altri era confinato alla superficie del quadro, in questo loro caso invece sconfinasse oltre la cornice, sulle pareti, sui piatti, sui vestiti, perché poi loro diventavano delle specie di sculture che giravano per il mondo. Sicuramente uno dei punti di Casa Balla più emozionanti è lo studiolo rosso di cui abbiamo qui al Maxi la porta, e perché è un piccolo disimpegno, cioè quello che agli occhi di noi, insomma, non creativi sarebbe risultato come una specie di luogo di servizio quasi da dimenticare, e invece diventa insieme al corridoio proprio la spina centrale di questo rivestimento creativo della casa, dove appunto il motivo del pattern geometrico diventa dominante, è proprio come se ci fosse un'esplosione. Una mi copia le spese e l'altra sembra quasi la gara di uno scooter che c'è. Lì dentro dici sì sì. Proprio l'unità generale della casa che fa la sua forza, e non sono neanche delle, come dire, l'abbattimento delle barriere disciplinari prevede anche che non ci siano più arti maggiori e arti minori, no? Come nelle distinzioni accademiche, e quindi qualunque singolo dettaglio anche nel bagno, anche nella cucina fa parte proprio di un mosaico caleidoscopico, no? Come loro amavano definirlo. Questa è di Erika, sì, luce, luce, sì, e i quadri che ci sono. Te la ricordi? Questa è la storia anche di moda, tipo le scarpe, i vestiti, li facevano loro, avevano anche degli artigiani. Grazie, buona sera. We are opening after many, many years that it was closed and not visitable, the house where Giacomo Balla, his wife and his daughters lived for many years, and it's more than a house. It's like a lab, it's like where his creative project really took shape, shaped itself. And while we were doing this, we realized how incredibly contemporary the idea, Giacomo Balla's idea of art was as a total
total project, as a project where life and art were really coinciding. He designed everything in the house. It was really a total project, and his two daughters were absolutely in the lab with him, within the project. So we realized that many contemporary artists and designers are really thinking that way, where, you know, production and design and art and craftsmanship are really connected in one idea. Secondo me, schizzi, bozzi.